Iniziamo, mano sull'addome, circonduzione indietro del braccio destro. Movimento lento, spalle basse, respira, gambe ampiezza spalle, movimento lento indietro, circonduzioni indietro. Ancora 10 secondi, 5 secondi e cambiamo, 3, 2, 1, ok, cambio. Ora circonduzione del braccio sinistro, sempre indietro, gambe leggermente divaricate e schiena dritta. Respira, mantieni la mano destra sull'addome, ancora 15 secondi, 10 secondi, 3, 2, 1, braccia frontali, leggera torsione, porto il braccio dietro, torno e cambio, lo sguardo segue il braccio, espirando torsione, inspira quando torni al centro, le braccia sono tese, movimento lento e controllato, ancora 10 secondi, 5 secondi e cambiamo, 3, 2, 1, mano sul fianco sinistro, espirando inclinazione lenta, inspirando torna, ancora piano piano giù e piano piano su, espirando inclinazione laterale, inspira e torna, braccio teso sopra la testa, il bacino è fermo, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, cambia lato, mano sul fianco destro, stesso esercizio, inclinazione laterale, torno su, ancora giù e ancora su, espirando scendo, inspirando salgo, continua, ancora 12 secondi, 5 secondi e cambiamo, 3, 2, 1, una gamba avanti e una indietro, braccia aperte, espirando curva della colonna chiudo le braccia, inspirando apro, espirando chiudo, scapole vicine, scapole lontane, braccia aperte, scapole vicine, chiudo le braccia, scapole lontane, continua, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ora braccia aperte, flessione a sinistra, sblocco il braccio destro, sblocco le ginocchia e circonduzione, torno braccia aperte e cambio, flessione a destra, sblocco il braccio sinistro, circonduzione e torno a braccia aperte, continua, alterno lato destro e lato sinistro, ancora 10 secondi, ne facciamo un altro, l'ultimo, 3, 2, 1, benissimo, recupera e resta in posizione, 3, 2, 1, spostamento laterale e solleva il braccio, molleggia sulle gambe e solleva un braccio verso l'alto, lo sguardo segue il movimento del braccio, molleggio e sollevo, alterno lato destro e lato sinistro. Espirando sollevo il braccio, inspirando effettuo il molleggio. Continua. Movimenti lenti e controllati. Ancora 12 secondi e cambiamo. 7 secondi ora. 3, 2, 1. Recupera e scendi a terra. Tre, due, uno, ginocchio sinistro al petto, gamba destra tesa e sospesa, fletto ed estendo il piede destro. La gamba destra resta sempre sollevata da terra, schiena aderente a terra e addome forte. Continua, ancora 13 secondi, 10 secondi ora, poi cambiamo,
3, 2, 1. Cambia, ora ginocchio destro al petto, gamba sinistra tesa, fletto ed estendo il piede sinistro. Non appoggiare la gamba sinistra a terra, mantienila sempre sospesa. Schiena ben aderente, addome forte, continua. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Ok, recupera, ci giriamo in quadrupedia. Tre, due, uno, espirando incurva la schiena, inspirando inarca la colonna. Movimento fluido, prendi aria quando distendi l'addome, fuori aria quando contrai l'addome. Lavoriamo sulla mobilità della colonna, ancora tre, due, uno, inspirando sali con la gamba sinistra e il braccio opposto, resta in posizione isometrica e respira. Braccio e gamba sono in linea con il corpo. Non salire troppo con la gamba, addome forte che mantiene l'equilibrio. Ancora 10 secondi e cambiamo lato. 5 secondi. 3, 2, 1. Cambia lato, ora sali con la gamba destra e il braccio opposto. Resta in posizione statica e respira. Addome contratto e corpo in linea. Ancora 15 secondi e andiamo in recupero. Siamo a 10 secondi. Resisti. 3, 2, 1. Recupera e ripetiamo la mobilizzazione colonna da terra. 3, 2, 1, espirando incurva la schiena, inspirando inarca la colonna. Movimento fluido, prendi aria quando distendi l'addome, fuori aria quando contrai l'addome. Continua, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ora stendi indietro la gamba sinistra e avvicina il ginocchio al gomito, ancora gamba indietro. E ancora laterale. La gamba sinistra resta sempre sollevata da terra. Effettua un movimento di estensione indietro e flessione laterale. Muoviamo solo la gamba sinistra, poi cambiamo lato. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Cambia gamba. Ora estendi e fletti lateralmente solo la gamba destra. Inspirando estendo ed espirando avvicina ginocchio al gomito. La schiena non si muove. I movimenti sono svolti lentamente. Più vai piano e più l'esercizio sarà difficile ed efficace. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Recupera e va in posizione supina, piedi in appoggio sul tappetino. Tre, due, uno. Espirando solleva il bacino partendo dal sacro e articola la colonna una vertebra alla volta. Inspira, espira e scendi. Ancora espirando solleva il bacino partendo dal sacro. Allinea il bacino con spalle e ginocchia ed espirando scendi lentamente. Continua, salgo lentamente, blocco e scendo lentamente. 2, 1, recupera e posizionati in appoggio sui gomiti. 3, 2, 1, gambe a tavolino, estendi verso il basso una gamba, torna e poi l'altra. Addome sempre contratto, spalle basse, i piedi restano sempre in estensione. Alterna gamba destra e gamba sinistra. Ancora 13 secondi, 10 secondi ora,
5 secondi, 3, 2, 1, recupera e rimani in posizione supina. 3, 2, 1, gambe tese e sforbiciata, sollevando una gamba e poi l'altra, addome contratto, spalle lontane dalle orecchie, le gambe restano sempre tese, continua, alterna gamba destra e sinistra, respira, ancora 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e passa in posizione prona, braccia estese in avanti. Tre, due, uno, espirando solleva spalle, braccio sinistro e gamba destra, torna giù e cambia. Alterna la salita con un braccio, poi con l'altro. Addome forte, testa in linea con il corpo, glutei contratti. Non ondeggiare con il bacino, continua. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e porta le mani ai lati del petto. 3, 2, 1, forza sui tricipiti ed estendi i gomiti, spalle basse, sguardo in avanti. Piega i gomiti e scendi lentamente, espirando sali ed inspirando scendi. Gambe tese, ben salde a terra, sia quando sali, sia quando scendi. Ancora 7 secondi. 3, 2, 1. Recupera, ci prepariamo per la posizione a V. 3, 2, 1. Espirando, solleva il bacino a gambe piegate. Lentamente distendi le gambe e risucchia l'ombelico. Da qui molleggia delicatamente con le gambe, avvicina un ginocchio al petto e poi l'altro. Cerca di avvicinare sempre più i talloni a terra nel molleggio. Schiena ben allungata e osso sacro che spinge verso il soffitto. Respira. Ancora 8 secondi e cambiamo. 3, 2, 1, recupera, ci prepariamo per la posizione plank, ginocchia in appoggio. 3, 2, 1, appoggio le ginocchia, addome forte, circonduzione lenta di un braccio, appoggio giù e cambio braccio, alterna braccio destro e sinistro. Mani posizionate sotto le spalle, braccia tese, addome attivo che mantiene l'equilibrio. Espirando muovo le braccia, inspira quando appoggi le mani a terra. Continua, ancora 10 secondi. Siamo a 5 secondi ora. 3, 2, 1. Recupera e va in posizione di decubito laterale, sdraiata sul fianco sinistro. 3, 2, 1. Ginocchia unite, espirando solleva il fianco, piccola isometria e scendi. Ancora sali, isometria e lentamente giù. Addome e muscolo trasverso contratti. Ancora, espirando sali. Inspirando scendi, ancora fianco su, tengo un attimo e piano piano scendo, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e va in posizione di decubito laterale destro. 3, 2, 1, stesso esercizio, ginocchia unite, espirando solleva il fianco e piano piano scendi.
Ancora sali, isometria qualche secondo e lentamente scendi. Su, tengo e giù. Espirando, salgo, appoggio ed inspiro. Continua ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione supina. Ginocchio sinistro al petto, gamba destra sospesa, traziona un ginocchio e poi l'altro. Le spalle sono sempre sollevate da terra, addome contratto. Cerca di avvicinare sempre più il ginocchio al petto. Traziono un ginocchio e poi traziono l'altro. Quando traziono un ginocchio al petto, l'altra gamba è ben allungata. Continua. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Recupera e vai in posizione seduta a gambe incrociate. Espirando, torsione del tronco e avvicina la spalla all'anca opposta. Inspirando, torna, braccia in linea. Cambio lato, fuori aria torsione, prendo aria e torno. Ancora braccia in linea, torsione da un lato, torno braccia aperte e cambio lato. Prendo aria, braccia in linea, fuori aria quando effettuo la torsione. 3, 2, 1. Recupera, stenditi in posizione prona. Espirando spingi con le braccia e porta i glutei e i talloni. Inspirando torna in posizione. Sali, espirando, glutei ai talloni. Inspirando, appoggia terra. Ancora glutei ai talloni, schiena rilassata. Inspira e torna in posizione prona. Ancora glutei ai talloni. E posizione prona. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione sempre prona, mani ai lati del petto. 3, 2, 1, espirando stendi le braccia e sali. Inspira ed espirando scendi sollevando le gambe. Continua, busto su, scendi e solleva entrambe le gambe. Le gambe restano tese sia quando salgono sia quando scendono. Glutei contratti per mantenere le gambe sollevate da terra. I movimenti sono lenti e controllati dalla contrazione dei glutei e dell'addome. 3, 2, 1. Ok, ora mani sotto la fronte. Eleva le gambe, piccoli pulse a gambe tese. Apri e chiudi le gambe, piccole aperture e piccole chiusure. Le gambe sono tese e i piedi in estensione. Addome forte e glutei contratti. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1, recupera e preparati in posizione sdraiata sul fianco destro, gomito in appoggio. 3, 2, 1, gambe a 90, salgo, apro la gamba sinistra e chiudo. Il braccio sinistro è teso e in linea con le spalle. I piedi restano sempre uniti, mentre la gamba va in apertura e in chiusura. Il corpo resta sempre sollevato da terra, mi appoggio sull'avambraccio e sul gomito. Mantieni la posizione isometrica dal bacino in su. Addome contratto, spalle basse. Ancora 7 secondi. 3, 2, 1, e recupera e cambiamo lato.
3, 2, 1, braccio destro su teso, salgo con il ginocchio destro e scendo. Espirando sali, inspirando scendi. Mantieni la posizione isometrica dal bacino in su mentre la gamba si apre e si chiude. Addome contratto, braccia in linea. Mi appoggio sull'avambraccio e il gomito sinistro. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Recupera e cambia lato. Tre, due, uno, mani dietro la testa, gambe tese, piede esteso ed eleva la gamba, piede a martello e torna. Addome contratto che stabilizza la posizione, braccia bloccate, le gambe sono leggermente spostate in avanti rispetto al corpo. Il piede destro è a martello per stabilizzare il movimento. Piede esteso, elevo la gamba, piede flesso e torno. Appoggio terra sul gomito destro. Ancora 3, 2, 1. Recupera e cambia lato. 3, 2, 1. Gambe tese, piede sinistro esteso ed eleva la gamba, piede flesso e torna. Il fianco non appoggia terra. È leggermente sospeso, il peso del corpo è sorretto dal gomito sinistro, braccia bloccate e gomiti aperti, il piede sinistro è a martello, ancora continua, siamo a 10 secondi, resisti, gomiti aperti e respira, 3, 2, 1, ok, breve recupero. Ci prepariamo in posizione supina. Tre, due, uno. Espirando solleva le spalle, afferra un polpaccio, traziona la gamba al petto e cambia gamba. Traziona una gamba e poi l'altra. Espirando traziona la gamba e inspirando cambia la presa. Addome sempre in tenuta, testa e spalle sempre sollevate, spalle basse, lontane dalle orecchie, gambe tese durante tutto il movimento. Ancora 6 secondi e cambiamo. 3, 2, 1, ok, recupera. Ci prepariamo in posizione seduta a gambe tese. 3, 2, 1, gambe tese, bacino su, elevo un ginocchio, estendo e allineo le gambe, cambio, inspiro nello scambio delle gambe, espiro quando elevo e estendo la gamba. Il ginocchio sale fino alla linea del bacino. Le spalle sono sempre basse, addome contratto, le dita delle mani le puoi puntare verso i glutei a 45 gradi o indietro. 3, 2, 1, ok, recupera 15 secondi, ci prepariamo per la posizione plank. 3, 2, 1, posizione plank, ora eleva il bacino in posizione a V, spingo con le punte dei piedi e torno in plank, appoggio le ginocchia e push up. Torno in plank, posizione a V, da qui curva della colonna e torno in plank, ginocchia appoggiate e push up, ancora continuo, ancora 17 secondi e cambiamo, respira, ancora 10 secondi, 5 secondi ora, 3, 2, 1, ok, recupera e preparati per il plank laterale sinistro. 3, 2, 1, corpo su, braccio teso, muovo solo il braccio destro, vicino all'orecchio e in linea con le spalle.
palmo della mano verso l'orecchio e poi verso i piedi, corpo fermo e stabile, addome in tenuta, inspira braccio su, espira braccio giù, continua, ancora 13 secondi, 10 secondi, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupera, cambiamo lato, 3, 2, 1, corpo su, braccio teso, muovo solo il braccio sinistro, vicino all'orecchio e in linea con le spalle, palmo della mano verso l'orecchio e poi verso i piedi. Inspira quando il braccio sale, espira quando il braccio scende. Corpo fermo e stabile, addome in tenuta. Continua, ancora 11 secondi e cambiamo. Siamo a 5 secondi, siamo a 3, 2, 1 e recupera. Ci prepariamo per il push-up. 3, 2, 1, estendo una gamba indietro e push up. Alterno l'estensione di una gamba e poi l'altra. Gomiti il più possibile vicino al corpo nel push up. Gamba sollevata sempre tesa. Continua. Resisti. Ancora 13 secondi. 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e vai in posizione sul fianco sinistro. Solleva insieme braccio e gambe, isometria 2 secondi e scendi, espirando sali ed inspirando scendi. Sali, piccola isometria, gambe tese e poi scendi. Continua, su e giù. La mano destra non serve per spingere, è solo un punto di appoggio. Continua, ancora 10 secondi. 5 secondi, 3, 2, 1. Recupera, stesso esercizio, lo faremo dall'altro lato. 3, 2, 1, solleva insieme braccio e gambe, isometria e poi scendi, espirando sali, inspirando scendi, ancora su, tieni un attimo e giù, braccio e gambe tese sia quando sali sia quando scendi. In questo caso il braccio sinistro non serve per spingere, ma è solo un punto di appoggio, mi raccomando. Ancora 8 secondi e cambiamo. 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, recupera, riprendiamo dalla posizione di quadrupedia. Mi posiziono, inspira salendo con la gamba sinistra e il braccio destro, passo in planca e sollevo ancora, stesso braccio, stessa gamba. Questo è l'esercizio, quindi sollevo prima dalla posizione quadrupedica e poi dalla posizione plank, sempre stesso braccio e sempre stessa gamba. Vai dalla posizione quadrupedica e ora dalla posizione plank, che naturalmente è molto più difficile, quindi addome contratto per tutto il movimento. Continua, sempre stesso braccio, stessa gamba. 3, 2, 1. Ok, benissimo, recuperiamo, cambiamo lato. 3, 2, 1. Ora sali con la gamba destra e il braccio sinistro. Sali in plank e solleva ancora, stesso braccio, stessa gamba. Torna in quadrupedia, ancora, solleva, allinea
plank e stesso movimento. Nella posizione plank naturalmente è più difficile, quindi massimo controllo, addome sempre contratto e gambe tese. Mano che appoggia a terra posizionata sotto la spalla e braccio teso. Mantieni l'equilibrio, resisti. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, recupera. Ora ci prepariamo in posizione plank. Tre, due, uno. Da qui eleva il bacino a posizione a V, stendendo la gamba in posizione plank. Alterno gamba destra e gamba sinistra, quindi posizione a V monopodalica con la gamba destra e poi con la gamba sinistra. Nella posizione a V la gamba tesa ha il piede sempre in estensione, braccia tese e addome forte. Ancora plank, spingo con le braccia e gambe indietro. Ancora plank e continuo. Continuo ancora 15 secondi. Ancora 10 secondi. Resisti. Tre, due, uno. Recupera e resta in posizione. 3, 2, 1, posizione plank, da qui posizione a V, torno e push up monopodalico, ancora posizione a V e push up con l'altra gamba sollevata, alterna una gamba sollevata e poi l'altra, respira, posizione a V, scendo e push up con una gamba sollevata. Ancora 13 secondi, resisti, ancora 8 secondi e cambiamo, resisti, 3, 2, 1, e recupera e resta in posizione, 3, 2, 1, posizione plank, ginocchio al petto, gamba 90 e posizione a V, torno ginocchio al petto e ancora posizione a V monopodalica, piede steso in plank e piede flesso in posizione a V, espiro posizione plank, inspiro posizione a V. La gamba è sempre flessa a 90 gradi, mentre il piede si flette e si estende, quindi piede steso in posizione plank, piede flesso in posizione a V. Continua. 3, 2, 1, recupera. Ora stesso esercizio dall'altro lato. 3, 2, 1, ora l'altro ginocchio al petto, gamba bloccata e posizione a V. Ancora ginocchio al petto, piede steso, posizione a V, piede flesso. Ancora ginocchio al petto e posizione a V monopodalica. Respira. Espiro in posizione plank ed inspiro in posizione a V. Ancora 15 secondi, resisti. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora, 3, 2, 1, recupera, ci prepariamo per il plank laterale fianco sinistro, 3, 2, 1, resto in appoggio sul ginocchio e sulla mano, avvicino e allontano gomito ginocchio, quindi estendi e fletti braccio e gamba. Spalla sinistra lontana dall'orecchio, addome forte e braccio sinistro teso. Continua. 15 secondi. 10 secondi ora. 3, 2, 1,
Recupera, cambiamo lato, stesso esercizio dall'altro lato. 3, 2, 1, vado in appoggio sul ginocchio, poi avvicino e allontano gomito e ginocchio dello stesso lato, quindi estendo e fletto braccio e gamba. Spalla destra lontana dall'orecchio, addome forte, braccio destro teso. Corpo in linea e avvicino gomito e ginocchio, ancora corpo in linea e ancora avvicino. Continua, ancora 10 secondi. 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e posizionati sul fianco destro, gambe a 45 gradi. 3, 2, 1, ginocchia unite, espirando solleva il fianco, su con le gambe isometria. Tieni, tieni e piano piano giù. Su, su con le gambe isometria, manteniamo l'isometria per 10 secondi. Tengo. Ok, scendi ancora. Su, su con le gambe, ginocchia unite, piedi uniti, tengo. Tengo. Ancora. E giù. Perfetto, inspiro, espiro, salgo, tengo. Tengo ancora, ancora e giù. Perfetto, benissimo. Recuperiamo, ora cambiamo lato, stesso esercizio. 3, 2, 1, inspira, espira, sali, salgono le gambe, tengo l'isometria 10 secondi, resisto. Tengo, scendo giù, ancora su, su con le gambe, ginocchia unite, piedi uniti, tengo, tengo e giù, ancora fianco su, gambe su, ginocchia unite e tengo. Rimango lì, non cedo. E giù, ancora su, su con le gambe. Rimango, ancora, tengo e giù, l'ultimo, su e giù, recuperiamo, passiamo in posizione prona. 3, 2, 1, braccia molto divaricate, mani a terra, sali con il busto e scendi. Dita delle mani in appoggio a terra, espirando sali, inspirando scendi. Salgo, tengo un attimo e poi scendo. Sono in appoggio a terra, non sulle mani ma sulle dita. Scendo, fuori aria salgo, prendo aria e scendo, gambe tese. Continua. Ancora 6 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Recupera, ottimo lavoro, abbiamo quasi finito. Ora un po' di allungamento. Tre, due, uno, stendi la gamba destra, appoggia il piede a terra, mi siedo sul tallone opposto, appoggio i gomiti a terra e rilasso la schiena, resto in posizione e respiro. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Cambiamo lato, stendi la gamba sinistra, appoggia il piede a terra, mi siedo sul tallone opposto, appoggi i gomiti e rilasso la schiena. Ancora 10 secondi. 3, 2,
1. Recupera, ci prepariamo in posizione seduta. 3, 2, 1, gamba sinistra avanti a 90 gradi, gamba destra aperta lateralmente sempre a 90 gradi, petto aperto e schiena dritta. Respira naturalmente, resta in posizione statica. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno, cambia, ora gamba destra avanti, sempre a 90 e sinistra aperta lateralmente, petto aperto e schiena dritta. Respira naturalmente e resta in posizione. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Recupera e passa in posizione supina. 3, 2, 1. Incrocia la gamba sinistra sulla destra, cerca di avvicinare il ginocchio sinistro a terra e lentamente ruota la testa dall'altro lato. Respira e resta in posizione. Tre, due, uno. Ora incrocia la gamba destra sulla sinistra, avvicina il ginocchio a terra. Lentamente ruota la testa dall'altro lato, rilassati e respira. Tre, due, uno, recupera, ora ci giriamo. Tre, due, uno. Porta le mani lontane davanti a te, appoggia la testa a terra e mantieni i glutei alti. Resta in posizione, respira e rilassati. 3, 2, 1. Da qui piano piano mi siedo sui talloni e porto le mani ai lati dei piedi, testa giù in appoggio a terra, spalle pesanti e resto in posizione. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Ok. Appoggio le mani a terra, piano piano risalgo e benissimo, il tuo workout è terminato. Ci vediamo al prossimo video.